Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Guardate con che calma sto aprendo questo video. Spero di mantenerla per tutta la durata del video, ma non ve lo garantisco. Allora, diciamo che non so quanti video farò in questa fase per le nazionali, non credo tanti, a meno che di cose clamorose che possano succedere, e non escludo che possano succedere. Io sinceramente della questione di tutta questa storia, no? Adesso il discorso arbitrale è un discorso che neanche mi sorprende, perché ormai non sono più un illuso e ok, e va bene. Vedo molti ragazzi che schiano con me, 17, 18 anni, stavo parlando con uno sotto un posto, poi ho lasciato perdere perché sono come me quando avevo 15, 16 anni. Esattamente come me, le cose che vengono dette all'epoca quando io avevo 15-16 anni vengono dette anche oggi e va bene. Il discorso è i tifosi della Roma che riescono incredibilmente ad essere divisi anche con Mourinho e con una proprietà che si è impegnata a mettere soldi nella Roma con aumenti di capitali importanti e con altre questioni, cioè. Che cosa io i tifosi della Roma che rompono il cazzo, che cosa vogliono? Magari la risposta più semplice è vincere, e io la risposta, la controrisposta più semplice è grazie al cazzo, che vi posso dire io. Non è che tu puoi. Che, cioè, che, tu che cosa puoi pretendere dai giocatori, dalla Roma, da chi ti sta lavorando? Puoi pretendere serietà, puoi pretendere impegno, puoi pretendere anche impegno economico, e lo stanno facendo, puoi pretendere. Che i giocatori diano tutto in campo, anche se non riescono poi ad esprimere quello che magari possono esprimere, o se non riescono a ottenere i risultati che tu speri, cioè questo qui si può pretendere nell'essere tifoso. Adesso stare a parlare di calcio, per carità, si può fare, di campo, di tattica, di quello che volete, si può fare, ma in questo momento in cui la Roma ha perso le partite con il Verona, correttamente, se l'è giocata, l'ha persa. Una squadra che abbiamo visto poi essere poi una squadra a rivelazione del campionato, che aveva delle qualità. Con la Lazio, con un episodio quantomeno dubbio, io vi ripeto, l'arbitraggio della Lazio, se fosse stato una tantum all'interno del campionato, io non ci avrei avuto problemi ad accettarlo. Non ci avrei avuto problemi ad accettare l'arbitraggio della Lazio. Il problema è che poi si è susseguito con l'arbitraggio a Torino, in cui l'arbitraggio in sé per sé è stato un arbitraggio abbastanza corretto, e vi parlo delle decisioni piccole, ma negli episodi è stato scandaloso quello che è successo. È stato scandaloso quello che è successo negli episodi a Torino. Quindi stiamo parlando di una partita completamente falsata dall'arbitro. La Roma ha giocato bene, allora la Roma ha giocato bene, meritava di vincere, l'arbitro. Partita falsata. Con il Milan è stata una partita falsata, oltre che negli episodi, anche nell'atteggiamento e nella gestione della partita dall'arbitro, ok? È stata falsata la partita di ieri, negli episodi chiave, quello del rigore, ma in tutto l'andamento della partita, che è stato vergognoso. Le ammonizioni date ad Abraham e Karsdorp, le ammonizioni non date a un paio di giocatori loro, uno credo sia Busio che ha fatto la scianchetta da dietro, fallo da dietro a Pellegrini, che mancava il giallo, una gomitata in faccia a Pellegrini, non ha dato il giallo anche lì. Con una gestione della partita scandalosa, e non a caso io su Instagram avevo scritto: facciamo il terzo gol perché c'è Aureliano in agguato. C'è Aureliano in agguato, c'è Aureliano in agguato. 5 minuti dopo, Aureliano ha fatto quello che ha fatto con il rigore. E tutti mi hanno scritto: ah, l'avevi detto, ecco appunto, vieni qua. Tacci tua Valè. Non è tacci mia Valè, è una cosa già scritta, si sapeva, era leggibile, ampiamente leggibile, ragazzi. Ampiamente leggibile. Per questo dici: ma perché ti incassi per gli episodi arbitrali? Perché sono scontati, si leggono alcune partite. Quella di Maresca, quando io ho scritto a fine primo tempo l'arbitraggio scandaloso, perché si vedeva che c'era partito. Ragazzi, ma chi guarda calcio lo capisce quando un arbitro c'è partito da casa, non sarà sereno, fa malafede, sono venduti, quello che volete, ma si capisce dagli atteggiamenti. Chi guarda calcio e si guarda tutte le partite della Roma e altre partite, e io ormai ho 33 anni di partite, ne ho viste, e ho visto gli arbitraggi quelli venduti, che poi sono stati comprovati, quelli
quelli che venduti, non comprovati, come per esempio le partite in Champions League della Roma, lì con Kakarin e quell'altro, arbitraggi per sudditanza psicologica, arbitraggi con arbitri che ti fanno una squadra e non lo dicono, cioè ne ho viste di cotte e di crude, e questi arbitraggi qui sono... c'erano leggibili, le situazioni illeggibili. Poi mi dice: perché lo dici prima? Come fai a saperlo? Si vede, cioè si vede. Solamente un cieco, uno che non vuole vedere, non lo vede. Cioè la willful blindness, no? Cioè la volontà dei tifosi di essere ciechi, la volontà di essere ciechi, perché devo credere che il campionato sia incredibilmente corretto, quando è evidente che non è così. È evidente, ti fanno disinnamorare di uno sport. Quello che c'è rimasto è l'amore per le emozioni vissute con gente che tifa la tua squadra, ma non per il calcio così com'è. Il campionato italiano è una farsa, lo testimoniano le cifre in confronto agli altri campionati dei rigori dati, che sono diventati con il VAR il metodo per condizionare le partite. Quando pensavamo che il VAR potesse essere una soluzione, eccoci qua ragazzi, che la soluzione non c'è, perché se viene dato il rigore di ieri con una scivolata di Caldara su Cristante, che ancora qualcuno continua a paragonare a quello di Pellegrini, quando purtroppo non è così, perché Pellegrini va a colpire la palla e poi gli viene dato un calcio Caldara mentre in scivolata su Cristante che sta tirando, sta rinviando, che è una cosa ben diversa. Quindi ecco la questione. Willful blindness in marketing, cioè la cecità volontaria da parte degli utenti, la cecità volontaria. Quindi abbiamo avuto queste partite in campionato e voi mi dite sì, no, perché a Roma Biribim, Biribam gioca bene, gioca male, vorremmo solo la nazionale, la Roma le sue situazioni se le era costruite, sì, no, perché devi vincere 5-0. Sì, certo ragazzi, se noi avessimo la squadra che vi posso dire, il Barcellona e le Guardiola, sono sicuro che anche con gli arbitri contro probabilmente staremmo tra le prime in classifica, non primi, perché attenzione, non primi non ti fanno vincere senza il loro consenso, non primi, ma staremmo tra le prime. Non siamo il Barcellona di Guardiola, vi do questa informazione. No, perché gioca male Mourinho. Beh, Mourinho negli ultimi 15 anni non mi sembra che abbia mai giocato bene. Quindi, anche qui, ragazzi, ripeto quello che ho detto ieri: è una critica a voi stessi, al vostro intelletto, se continuate a dire no perché giochiamo male. Pensatevi di giocare bene? Che vi pensate? Di avere un calcio così avvolgente, antichità? Che cazzo volete fare con Mourinho? Me lo spiegate? Sono curioso di saperlo. Ma vi ripeto, qualsiasi cosa voi rispondiate è un insulto alla vostra intelligenza, non di certo alla Roma. Quindi questo è il discorso. Sono quattro partite, mi sembra su cinque che tu hai perso in campionato, perché con il Milan, la Juventus, la Lazio e la partita di ieri, sono quattro partite su 5 che tu hai perso in campionato, che sono state fortemente condizionate dagli arbitri. Quanti punti vuoi dare in più? Puoi ipotizzare che quelle le avresti pareggiate, quindi 3 punti in più e 3 punti ieri, ragazzi, sono 6 punti in più. Quanto sta la Roma? 25, terza in classifica. State qui a parlare di una Roma che gioca male, di una crisi, di altri cazzi e mazzi? No, non ci state. Per non parlare poi della questione del Bodo, perché anche lì i giornali, che chiaramente amano e godono a vedere i tifosi divisi, ovviamente non ha la testa che col Bodo tu devi vincere 8-0, quando in realtà la Roma, ragazzi, con il Bodo, a livello tecnico, io ho visto delle giocate del Bodo di qualità, e beh, che i boscaioli, con i cosi, si parla sempre così per cazzate, ti pare con questo, come col Verona, beh, col Verona che fa, e con l'al Verona che fa? Il Verona che vince con la Lazio, il Verona che vince che va a pareggiare con Napoli, con chi altro ha vinto col Verona? La Juve, non mi ricordo, cioè, beh, per una squadra tosta, è una squadra che ha qualità. Se voi non li conoscete, come non li conosco io, quantomeno non esprimetevi. Cioè, il Bodo è una squadra che ha qualità. Il Bodo è una squadra che ha qualità. Il Bodo è una squadra che ha qualità, ha delle qualità. È la squadra più forte del mondo? No, non è la squadra più forte del mondo, però c'è Solbakken, gli arriva una palla fuori area, ti mette la palla sotto l'incrocio. Ha delle qualità, cioè, possiamo dire che ha delle qualità. Bene, devi vincere 80-0 con questi. Vi ripeto, se siamo il Barcellona di Guardiola. Sì, ci vinciamo 2-8, sicuramente. Se siamo la Roma, potevamo vincere magari un 3-2. Eccolo qua, che eravamo primi anche in Conference League. Quindi la questione non si pone. Cioè, hanno giocato a pallavolo all'interno dell'area di rigore. A pallavolo, ragazzi. Quindi neanche una cosa in cui dobbiamo stare a discutere o sentirci il commento di Marelli. Ma hanno giocato a pallavolo all'interno dell'area di rigore. E siamo qui a dire
a parlare della Roma che doveva vincere col Bodo. Sì, la Roma avrebbe dovuto vincere col Bodo se l'arbitro avesse fatto il suo lavoro. Questo è il discorso, e i tifosi della Roma adesso si stanno dividendo, no? Perché siamo scarsi, bidibim, bidibam, di qua, a me Mourinho, capito? Tu che lavoro fai? Io lavoro in ufficio, faccio il pizzicarolo, lavoro al supermercato, ma sì, però a me Mourinho, a me non me va. Allora ragazzi, se non vi sta bene neanche Mourinho, cioè, fate pace col cervello, non lo so, fate qualcos'altro nella vita, ma di certo non rompete il cazzo alla Roma, fate altro nella vita se non va bene manco Mourinho. Cioè, se non va bene Mourinho, se non va bene i fricchini che si presentano con questi soldi, se non vanno bene questi, il problema siamo noi, tifosi della Roma. Quindi ci sono rimaste due opzioni: o siamo tutti dei figli di puttana, o Mourinho va bene. Scegliete voi l'opzione. Cioè, o il problema sono i tifosi della Roma, è la Roma, la città, la tifoseria, o Mourinho. Io voglio continuare a pensare, o Mourinho va bene, io voglio continuare a pensare che Mourinho vada bene e che è un momento no. Poi il tempo ci dirà, perché se si rompono i coglioni pure loro, ragazzi, non c'è via d'uscita. Se si rompono i coglioni pure loro, non c'è via d'uscita. Comunque, detto questo, ragazzi, io vi saluto. Ho finito di farmi i giri in macchina. E questo fantastico lunedì di gioia che apre queste due settimane meravigliose di pausa per le nazionali, in cui le radio. Hai visto, t'ho detto il Mourinho, perché biribim biribam, e su e giù e trick e track. Ieri non ho letto le dichiarazioni, ma ho sentito Mourinho, in chiusura voglio dire questo, che parlava bene di Juan Jesus e Bruno Perez. Vorrei dire che io sono l'unico degli ultimi due anni ho parlato bene di Juan Jesus e Bruno Perez, e Juan Jesus sta dimostrando al Napoli di essere un giocatore che ci poteva tranquillamente stare, sebbene molti esperti di calcio, questi amanti esteti, parlavano di Juan Jesus come se fosse un coglione, quando in realtà bastava giudicare il calciatore e le qualità che aveva il calciatore e come era messo in campo e come veniva sollecitato, che non erano corrette. Ieri Juan Jesus ho visto uno spezzone, il secondo tempo la partita col Turino, ha fatto una signora partita, ha fatto una partita del difensore in Serie A, ci può stare, e noi l'abbiamo fatto passare come incredibile stronzo. E su Bruno Perez, vabbè, Bruno Perez è un soggetto particolare, neanche ci voglio entrare al discorso Bruno Perez. Detto questo, ragazzi, vi saluto, ciao a tutti e ciao a tutti quanti.